Essere un nomade digitale nel terzo millennio è qualcosa che davvero mi dà un vantaggio, il fatto di non avere residenza, di non prendere una residenza fiscale da nessuna parte, nessuna giurisdizione all'interno del pianeta Terra, è qualcosa che può agevolarmi davvero o è qualcosa che forse mi provoca più problemi che altro? Te lo dico tra un attimo. Molto spesso è forse la domanda da un milione di dollari che mi pongono il 99% dei clienti, perché io mi occupo di piani di residenza fiscale e di pianificazione fiscale, ma nella pianificazione fiscale evidentemente il fulcro è proprio la residenza fiscale della persona fisica, dell'imprenditore che dobbiamo spostare di volta in volta. E quindi nasce sempre la tematica, si discute sempre su questo argomento, le mie risposte tendenzialmente poi sono sempre le stesse e te le voglio riassumere qui per dare la possibilità a te di saperlo e a me di evitare di ripeterlo all'infinito. Nomade digitale è quello che praticamente perde la residenza, nomade digitale, in realtà nomade fiscale, qualcuno che perde la residenza fiscale italiana per non assumerla mai più, per non prenderla mai più in nessuna parte del mondo, perlomeno per un periodo limitato di tempo. Ma cosa conviene di più? Avere una residenza fissa in un paese che magari tassa poco o nulla, oppure non averla affatto? Ti porto quello che è la mia esperienza, sia personale in prima persona, sia quella dei miei clienti. Secondo me oggi bisogna rifletterci abbastanza a lungo prima di decidere di diventare un nomade fiscale, di non avere mai più nessuna residenza fiscale. Questo perché in realtà il non avere una residenza fiscale provoca una serie di problematiche pratiche, empiriche e te ne dirò tre su tutte. Allora, secondo me, senza residenza, allora, prima di tutto il primo problema, poi davvero pratico, volendo andare direttamente al nocciolo della questione, è io non posso perdere la residenza fiscale italiana se non ne assumo un'altra. Perché quando andrò a iscrivermi all'AIRE dovrò farlo tendenzialmente tramite un consolato che si trova all'interno del paese dove mi sono trasferito. Il consolato mi chiederà una serie di prove atte a dimostrare che io ho preso la residenza fiscale in quel paese. Per cui in automatico mi scrive AIRE con l'indirizzo della nuova residenza fiscale, che se io non ho, non posso perdere quella italiana. Poi in punta di diritto la potrei perdere, potrei cercare di sfruttare le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma diventa macchinoso, difficoltoso e probabilmente non ce n'è assolutamente la ragione. Quindi punto numero uno. Punto numero due, se io non ho nessun tipo di residenza, oggi residenza fiscale, avrò una difficoltà estrema anche ad aprire un conto corrente, perché la prima cosa che mi chiede una banca e dove pago le tasse? Se io proprio così, ormai te lo chiedono così, ti chiedono il TIN, che è il Tax Identification Number, lo saprete se avete provato ad aprire conti correnti al di là dell'Italia, ma in realtà anche in Italia. Vi chiedono dove pagate, il TIN è questo, cioè ti chiede esattamente, alcuni sono poi molto più espliciti di altri, alcuni questionari ti chiedono dov'è che paghi le tasse alla fine della fiera, che è un problema che si pone ormai con lo scambio di informazioni finanziarie automatico, prima non c'era tutto questo casino, adesso da qualche anno invece l'hanno introdotto e tu a questa domanda devi rispondere e se non hai prove, a volte neanche il proof of address, la prova della, quindi la bolletta dell'indirizzo dove hai preso la residenza fiscale perché ci paghi la luce, l'acqua, il gas, eccetera, eccetera, il conto corrente non te lo aprono, quindi o l'hai fatto prima, ma comunque ci sono altri problemi, o non le potrai mai più aprire, ok? Quindi molta attenzione all'apertura del conto corrente se non ho nessuna residenza da nessuna parte. Punto numero due, il problema che si pone con l'apertura del conto corrente si aprirà anche con l'apertura di una società offshore. Anche quando vado da un provider in Estonia, in UK, piuttosto che in Papua Nuova Guinea per aprire una società, di nuovo mi chiederanno qual è la mia residenza fiscale. Questo è meno importante che ai fini del conto corrente, però è un problema tecnico che si pone. Soltanto alcune giurisdizioni, una su tutte, in realtà dà la possibilità oggi ai nomadi digitali di aprire un conto corrente, ma queste sono informazioni che arrivano soltanto all'interno del mio corso Flag Strategy. Capirai che non è un'informazione che posso divulgare così semplicemente. Numero 3, l'altra problematica legata al non avere nessun tipo di residenza fiscale è dovuta anche a un accertamento. Cioè, domani io rientro in Italia. Non ho avuto la residenza fiscale negli ultimi 4 anni da nessuna parte, torno in Italia. L'agenzia delle entrate mi chiede che cosa ho fatto dei 4 anni precedenti. Questo, diciamo, è il caso più semplice. Potrebbe arrivarmi in realtà anche un accertamento mentre sono via dall'Italia,
per redditi che magari ho prodotto in Italia, e mi dovrei essere in grado di dimostrare che in realtà se non ho pagato le tasse su quei redditi è perché le ho pagate da un'altra parte, e questa cosa non la posso fare. Quindi mi arriva un accertamento, l'accertatore mi chiederà una dichiarazione dei redditi, anche magari solo una banca quando torno in Italia per rispostare i miei capitali, mi richiederà una provenienza, e a volte chiedono anche appunto la dichiarazione dei redditi che spieghi che quei soldi sono stati tassati. Tu non glieli puoi dare. E questo crea chiaramente delle problematiche piuttosto elevate. Quindi, come avete capito, io sono contrario al nomadismo, sono contrario perché secondo me oggi è una stupidaggine, cioè esistono molte giurisdizioni amiche che ci danno la possibilità di prendere in semplicità la residenza fiscale con vantaggi enormi, anche più grandi della polizia fiscale, e soprattutto non mi creo problemi nei confronti dell'Italia una volta che devo tornare. Ok? Quindi queste altre informazioni sono tutte quante presenti con dovizia di particolari all'interno del mio corso Flag Strategy. Se vuoi saperne di più, evidentemente lo trovi nei link alla fine del video. Va bene, io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti rimando al prossimo video.